Fazio, che è all'altezza del lato corto dell'area di rigore, va a effettuare la rimessa con le mani a beneficio ancora di Scozzarella, poi Fazio che va verso il fondo, il rimpallo che favorisce l'inserimento ancora per la conclusione, passa il pallone che termina fuori con deviazione forte di Cicciuzzola, ha provato il tiro Coronado da fuori, ancora lui, si è tuffato Cicciuzzola, quelli del Trapani chiedono una deviazione che per l'arbitro non c'è stata, ma ancora un'occasione per il Trapani, partirà con il sinistro Piccolo, vediamo la rincorsa dell'ex giocatore della Lanciano al centro dei pali, il portiere Nicolas, parte Piccolo, ingegnoso, grandissima parata di Nicolas che si tuffa sulla sua sinistra e in pratica respinge il pallone poco prima che questo potesse varcare la linea bianca, grande intervento di Nicolas. Attenzione, lo scatto, Coronado viene travolto, palla che sta per entrare in porta, l'arbitro dice che è rigore, rigore per il Trapani, c'è Scozzarella, maglia numero 5 per Matteo Scozzarella, centrocampista esperto, di fronte a sé Cicciuzzola che è stato ammonito, vediamo che Manganiello controlla che tutto sia a posto, la curva è alla sinistra dove c'è il tifo caldo del Trapani, smartphone e telefonini, finiti i tempi delle fiaccolate, c'è la fiaccolata del 68, la finale degli europei, adesso la tecnologia, smartphone e telefonini, Scozzarella sul pallone, la rincorsa, il tiro rete, Trapani che si porta in vantaggio al 12° minuto, Matteo Scozzarella su calcio di rigore, aveva intuito alla sua sinistra Cicciuzzola ma non ci è arrivato, Trapani 1 Spezia 0 e ora lo Spezia deve segnare 3 gol. Erroraccio di Postiga nella rimessa con le mani, regala palla a Torregrossa che va da solo, Torregrossa sinistro alto sopra la traversa, Peramo recupera palla per il Trapani che poi si porta palla con Nizzetto, è entrato molto bene in campo Nizzetto al posto di sì. Barilla e adesso addirittura va a smarcare Eramo, attenzione perché c'è Citro al centro, Eramo punta l'area di rigore avversaria, c'è anche Torregrossa, deve dribblare l'arbitro, Torregrossa entra in aria, Torregrossa, Citro, rete, 2-0 per il Trapani e il Trapani a questo punto va in finale, gol di Citro all'89° minuto, Trapani 2 Spezia 0, per lo Spezia è finita. Intanto mancano ormai 10 secondi alla termine, qui dalla tribuna fischiano e l'arbitro anticipa di qualche secondo, pioggia su Serse Cosmi che viene inondato dai suoi nonostante il suo bel vestito blu, è contentissimo ovviamente e va a stringere la mano a Valigi, Cosmi si è sempre professato tifoso della Roma, Claudio Valigi è stato un esponente di quella Roma scudettata nell'82-83, il vice Falcao, forse un'eredità che gli è pesata troppo, esce lo Spezia e comunque vada il Trapani, che sia al Novara o che sia al Pescara, giocherà la finale di ritorno qui il 9 giugno allo stadio provinciale alle 20:30. E allora amici radioascoltatori, a me non rimane che riepilogare il tabellino nella semifinale di ritorno dei playoff promozione in Serie A allo stadio provinciale di Erice, il Trapani ha battuto lo Spezia per 2-0, entrambe nella ripresa i gol, Scozzarella su calcio di rigore al 57° rigore concesso per fallo di Cicciuzzola su Coronado, il raddoppio di Citro all'89° minuto per lo Spezia che adesso va a salutare i circa 90 tifosi che ricambiano, l'applauso, molta sportività, sarà un nuovo anno di Serie B, il Trapani cerca di coltivare il sogno tutti sotto la curva.